Fabio, ritorna alla Champions con i sorteggi per quanto concerne i gruppi con le varie squadre partecipanti. Quindi ricordi, ama ricordo, qualche incomprensione, ma soprattutto nostalgia e perché no rivincite, sia per quanto concerne le squadre che per quanto riguarda i singoli calciatori. E a proposito di Amarcord, mi viene subito in mente che accoglienza avrà sia Donnarumma che Tonali, accoglienza di San Siro, quando ritorneranno con le rispettive squadre. Ma le storie di Donnarumma e Tonali sembrano correre parallele, ma non è così, perché Tonali è un ragazzo in crescita che ha dovuto lasciare il Milan suo malgrado, seppure è andato al Newcastle, quindi in una squadra della Premier, un'ottima squadra della Premier, perché il Milan con i soldi della cessione è riuscito di fatto a rifondare la squadra, quindi sarà accolto sicuramente da vecchio cuore milanista. Diverso il discorso su Donnarumma, che sappiamo già dai tempi del Milan ha sempre fatto le bizze per ogni rinnovo di contratto, ha addirittura tra virgolette storto anche un ingaggio per il fratello. E tra l'altro per Donnarumma le ultime vicende dimostrano che il ragazzo ha smesso di crescere praticamente quando ha lasciato il Milan. Sicuramente a San Siro non avrà la stessa accoglienza che i tifosi rossoneri riserveranno a Tonali. E dall'Amarcord alle rivincite, è il caso del, mi viene in mente il tecnico Carlo Ancelotti, che ritorna a Napoli, al Maradona di Napoli, dopo il burrascoso finale che c'è stato di campionato, finito poi con l'esonero da parte della società, e quindi ci sarà anche per lui motivo di rivincita, e anche motivo di rivincita per quanto riguarda Bonucci, che non avendo avuto nessun contratto da parte delle squadre italiane, Napoli compreso, è stato costretto ad emigrare in Germania e ora ritorna anche lui al Maradona di Napoli. Anche per questi due protagonisti del calcio italiano e internazionale può essere fatto il discorso fatto un attimo fa. Ancelotti forse a Napoli ha scritto una delle pagine meno brillanti della sua carriera, però sarà ricordato comunque con affetto dai tifosi napoletani, che gli riconoscono la grande signorilità. Diverso il discorso per Bonucci. Bonucci, noi sappiamo, nonostante abbia fatto 500 gare con la Juve, aveva già perpetrato un tradimento andando al Milan e tornando indietro, e già lì i dirigenti e soprattutto Allegri non gli avevano perdonato, famoso l'episodio dello sgabello in Champions. Anche quest'anno ha commesso secondo me qualche errore, nel senso che si è praticamente offerto a destra e a sinistra, alla fine ha trovato posto nello Union Berlino, e lì penso che troverà, mi riferisco sempre all'ex San Paolo, al Maradona di Napoli, un pubblico che non sarà sicuramente dalla sua parte. Bene, è tutto per questa anteprima, rimanete con noi perché sta per andare in onda la sigla di un'altra puntata di RTC Catanzaro Sport. Vi aspetto. Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati per questo quinto appuntamento stagionale con RTC Catanzaro Sport, la trasmissione di approfondimento sulle vicende delle acque e le giallorosse che va in onda ogni lunedì con inizio alle ore 21. Come sempre siamo in onda in TV, sul web e anche sul canale YouTube di RTC. Inoltre da quest'anno grande novità ancora in radio. Dopo la sosta del campionato, in concomitanza con gli impegni della Nazionale Azzurra, riprende domenica prossima il campionato di Serie B e per il Catanzaro incombe l'impegno casalingo con il Parma. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, considerato che le due formazioni, dopo le prime quattro giornate iniziali di calendario, si trovano appaiate al primo posto in graduatoria. Comunque, prima di addentrarci in quelli che saranno i temi di questa serata,
Ricordo a tutti i telespettatori, per prenotarsi ed intervenire per esprimere le loro opinioni, il numero telefonico, ovvero 347-0101-568, ripeto 347-0101-568, ricordando anche agli stessi che potranno inviare messaggi tramite WhatsApp al numero 347-4510-582, ripeto 347-4510-582, ringraziandovi ancora una volta perché lunedì scorso abbiamo avuto veramente il boom dei messaggi tramite WhatsApp. Speriamo di averne altrettanto questa sera. Bene, dopo aver salutato i miei compagni di viaggio, Fabio Migliaccio ed Alberto Scerbo, buonasera Fabio, buonasera Alberto. Buonasera. Vado a dare il benvenuto al collega Sonny Barbuto, al quale chiedo subito se l'attuale primo posto, diciamo, del Catanzaro è soprattutto da collegarsi, diciamo, al mantenimento di quelle linee guide messe in atto lo scorso anno dal tecnico Vivarini. Beh, innanzitutto buonasera a te Mario, buonasera a tutti i telespettatori, grazie sempre per l'invito. Presumo di sì, aver mantenuto bene o male uno zoccolo duro di formazione, rimpinguato ancora meglio con qualche ciliegina secondo me sulla torta di qualche elemento veramente bravo e aggiungo soprattutto anche giovane, ha fatto sì che il Catanzaro, seguendo poi i soliti dettami, insomma, tecnico-tattici di mister Vivarini, abbia potuto, secondo me, andare anche oltre ogni più rosea aspettativa in questo inizio di stagione, che lo vede meritatamente praticamente al primo posto in coabitazione con il Parma, e proprio nel prossimo turno al Ceravolo c'era questo big match, quindi ancora una volta per il momento chapeau dinanzi a tutto il lavoro fatto dalla società. Speriamo di continuare, perché come dissi anche senza timor di smentite in alcune ultime puntate della scorsa stagione, dissi che il Catanzaro aveva tutte comunque le carte in regola per potersi giocare come minimo l'accesso ai playoff, visto e considerato che nella passata stagione due neopromosse come il Bari e il Palermo sono arrivate non solo i playoff, ma addirittura il Bari a un secondo, praticamente un minuto dalla Serie A, e quindi il Catanzaro può certamente fare una grandissima stagione. Bisogna comunque rimanere sul pezzo, perché certamente la Serie B, la cadetteria non è come la Lega Pro, per cui forza e coraggio, perché si può veramente fare bene e stupire questo meraviglioso, lasciatemelo dire, pubblico che ha ripreso ad assiepare gli spalti non solo nella curva, ma soprattutto intorno a questo restaurato Ceravolo. Alberto, possiamo dire quindi stessa spiaggia, stesso mare? Beh sì, in realtà è così, non è cambiato granché, abbiamo visto soprattutto nelle prime partite l'assetto usuale del Catanzaro, 9, 10, 11 della squadra, quella dell'anno scorso, però ci sono questi innesti di questi giovani, questi ragazzi veramente di talento, che danno vitalità, danno energia, danno anche cambio di passo. Questo permette, per esempio, soprattutto nel secondo tempo, di cambiare registro, e spesso e volentieri le partite sono state decise appunto nella seconda parte della gara, e grazie al contributo di questi ragazzi, perché ragazzi che sono tutti ragazzi di grandissima prospettiva, di grande attualità, è chiaro che devono inserirsi negli schemi, e quindi c'è anche questo inserimento graduale che Vivarini fa di ognuno di loro all'interno della squadra. Aggiungo una cosa, perché questo è il mio primo invito di questa nuova stagione, quindi la mia ultima apparizione debutto è stato appunto nella scorsa stagione, e ho avuto un attimo di titubanza, di sbandamento, sentendo parlare Fabio, Sampdoria Catanzaro, Catanzaro Parma, ero rimasto a Catanzaro Picerno, Catanzaro Turris, Catanzaro Francavilla, ho detto forse ho sbagliato la trasmissione, sarà da qualche altra parte, invece è tutto vero, come titolò la Rosea quando l'Italia vinse il Mondiale 2006, è tutto vero, tutto siamo vero. In Serie B, siamo veramente nel calcio che conta. Svegliamoci, dire, non è un sogno, ma è realtà. Questa è una frase che disse papà nella prima promozione del Catanzaro in Serie A: se è un sogno non svegliatevi. Ma io non lo capire, va bene. Allora, Fabio, tornando alla squadra, diciamo che è al pubblico soprattutto una città che ha ritrovato i suoi giocatori, una tifoseria che ha ritrovato entusiasmo, e se è vero come è vero che Catanzaro ha battuto il record, ne accennava Alberto poco fa, degli abbonamenti, sono 4.900, poco per 5.000, poche decine insomma. Sì, i numeri sono stratosferici, gli abbonati, le trasferte,
il pubblico, ma è tornato, e naturalmente Sonny, chi meglio di lui poteva fare un riferimento agli anni quelli d'oro, è tornata la magia del Catanzaro. Adesso non è più quel passatemi il termine, quel pianto, dobbiamo fare i playoff, siamo in Serie C, 20 anni di Serie C. Sembra che in qualche mese sia stato spazzato quella parte di passato che ci aveva tenuto fermi a questo incubo. E adesso siamo tornati a divertirci, perché il bello di questo momento, il motivo per cui io dico che l'euforia nei tifosi ben venga, è che noi ci possiamo prendere il lusso anche di perdere una gara, due, non cambia nulla. Noi ci dobbiamo divertire, dobbiamo giocare gara per gara, dobbiamo assistere e seguire e comunque sostenere la squadra, pensando che anche un'eventuale sconfitta di una gara singola non può avere strascichi, perché comunque abbiamo una grande società dietro, una grande organizzazione societaria, una grande organizzazione tecnica, e questa città che ormai è tutta intorno alla squadra. E anche noi questa sera abbiamo una serata intensa, per cui prego di rientrare nei tempi, in quanto, a parte l'ospite a sorpresa nella seconda parte della gara, abbiamo previsto anche una serie di collegamenti, poi ci saranno altre rubriche, insomma, no, non ci stiamo facendo mancare niente, Sonny, insomma, come cerchiamo, siccome è giusto che sia, cioè, tu che sei un acuto osservatore. Ma sei stato sempre perfetto anche nel mischiare tanti argomenti nello stesso calderone, quindi anche questa sera sono anch'io elettrizzato per conoscere questo ospite a sorpresa piuttosto che le altre novità di questa stagione. A proposito, è così, non solo sport, si vede chiaro la maglietta, il blog di cui tu sei titolare, non si parla solo di sport, si parla... Sta andando alla grandissima. Sta andando alla grande, però la solita domanda finale te la faccio mo, così me poi la fai adesso. Te la faccio adesso. parliamo di cucina. Io questa sera lo dicevo, hai 30 secondi. Lo dicevo fuori onda, lo ripeto in diretta, visto che fra poco meno di 48 ore, insomma, come piace dire al maestro Mario Mirabello, se Dio lo vorrà compirò 50 anni, colgo l'occasione di invitare tutta la troupe televisiva di RTC delle Calabria e tutti gli ospiti e compagni di viaggio che dir si voglia a questa festicciola, insomma, che faremo in località Santa Maria, obbligatoriamente a tinte giallorosse, vuoi per il Catanzaro Lido che allena, vuoi per la città di Catanzaro e la scuola di Catanzaro, insomma ci divertiremo, quindi avrei piacere che ci foste lì. Vi farò assaggiare qualche prelibatezza culinaria che adesso tengo in riservo. No, però ce la devi dare, perché è abitudine. No, questa è a sorpresa. Invito chi vuole scoprire la mia sorpresa di venire al Kickass lunedì, mercoledì, dalle ore 18 in poi, a festeggiare con me i 50 anni. 50 anni. Allora, noi di qui a qualche istante dovremmo collegarci, non si tratta dell'ospite a sorpresa chiaramente, ma con il direttore generale del Catanzaro, Diego Foresti, per cui appena è pronto il collegamento la regia può avvisarmi. Allora, andiamo avanti, proiettiamoci, siamo ora nella settimana proprio che sancisce lo scontro, se possiamo chiamarlo diretto. Che effetto vi fa, lo chiedo a tutti e tre, vedere questo Catanzaro appaiato al Parma ed ironia della sorte, già dopo 4-5 giornate, il primo scontro diretto, che magari vorrà dire poco ancora, perché siamo all'inizio. E chi l'avrebbe detto? Cioè, chi veramente, chi l'avrebbe detto? Se è vero, anch'io sono convinto come Sonny Barbuto, che ero convinto e sono convinto che Catanzaro farà un grande campionato, farà una bella figura, eccetera. Però, onestamente, il timore che arrivati in Serie B si sarebbe pagato lo scotto, si sarebbe potuto pagare lo scotto del salto di categoria, considerato che l'assetto della squadra è rimasto quello, insomma, c'era. Chi avrebbe mai detto che a distanza di 4 giornate non solo la squadra è imbattuta, ma ha macinato gioco, ha fatto gol come l'anno scorso e si trova in testa alla classifica. È una grande gioia e un grande entusiasmo per tutti, però è anche un dato della realtà con cui noi dobbiamo fare i conti, ed è giusto che sia così. Bene, allora dalla regia mi fanno cenno che abbiamo in diretta telefonica il direttore generale del Catanzaro, Diego Foresti. Buonasera direttore, ti abbraccio telefonicamente. Buonasera Mario, buonasera a tutti voi.
Mi fa piacere risentirti, ritrovarti in attesa poi di una tua venuta come al solito qui in studio. Intanto la prima domanda è d'obbligo. Che aria tira da quelle parti della classifica in testa? Ma, per noi tira un'aria buona, perché quando stai in alto c'è sempre l'aria buona, l'aria fresca, però sappiamo benissimo che siamo a più 8 dalla retrocessione, quindi sappiamo che campionato dobbiamo fare, sappiamo che dobbiamo fare più punti possibili per, come si diceva sempre un mio vecchio allenatore, mettiamo il piede in cascina perché l'inverno sarà lungo. E fare punti adesso per noi è significativo, perché quando parti bene sicuramente non hai poi il fiato sul collo quando magari puoi avere momenti di difficoltà. Sappiamo che dobbiamo salvarci, sappiamo che il nostro campionato è quello, e quindi con umiltà, se questa squadra capirà che essere umili ci porterà lontano, faremo un grande campionato. Bene, allora iniziamo con una serie di domande con i nostri ospiti. Uno dei due miei compagni di viaggio, Alberto Scerbo, tra l'altro direttore della rivista Domenica Giallorossa, che uscirà fra poche ore, è giunta alla sua 35esima edizione. Alberto. Buonasera, innanzitutto sono contento di risentirla, insomma, e che si è ripreso. Ho visto anche in campo la volta scorsa, dopo la partita con lo Spezia, e questo mi ha fatto molto piacere. Penso che abbia fatto piacere a tutta la tifoseria, che è molto legata a lei, al contributo che le ha dato a questa squadra, a questa città. Lei giustamente diceva che bisogna stare con i piedi per terra e bisogna vivere anche giornata per giornata questo campionato. Che squadra ha visto, diciamo, rispetto all'anno scorso? Sono stati cambiamenti dal suo punto di vista, da un punto di vista così dell'approccio al campionato, all'approccio alla partita? C'è qualche cambiamento, c'è qualche idea nuova? Che idea si è fatto in queste prime giornate? Ma guardi, prima di tutto la ringrazio per l'affetto che vi sta dimostrando, ma soprattutto per l'affetto che mi ha dimostrato tutta la città e soprattutto la tifoseria, la curva, perché mi hanno veramente emozionato con lo Spezia. Quindi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto, e se siamo arrivati così lontano vuol dire che tutti abbiamo fatto qualcosa di buono e abbiamo remato tutti nella stessa direzione. Questo è fondamentale. Per quanto riguarda l'approccio della squadra al campionato, ha avuto lo stesso approccio che ha avuto l'anno scorso praticamente. Siamo partiti forti, siamo partiti sapendo di avere un organico importante, è rimasto il mister, è rimasta l'impronta che lui ha dato a questa squadra, e stiamo giocando al calcio come abbiamo giocato al calcio l'anno scorso, ma anche i secondi sei mesi di 2 anni fa, quando Vivarini arrivò a novembre. Quindi piano piano abbiamo inserito dei giocatori importanti, quest'anno sono arrivati, direi che il direttore Magalini ha fatto un grande lavoro soprattutto sui giovani, perché sono arrivati giovani di prospettive importanti che la Serie B stanno dimostrando di essere all'altezza, e l'approccio positivo, perché l'approccio sappiamo benissimo che quando abbiamo visto il calendario incontrare Cremonese e Spezia le prime 4 giornate, 2 retrocesse della Serie A, magari qualcuno si poteva anche spaventare. Io dico sempre che certe squadre vanno incontrate subito, che si devono ancora amalgamare, che devono ancora fare tanto lavoro. Noi abbiamo fatto un grandissimo punto a Cremona, che potevano essere 3, abbiamo fatto una grandissima partita in casa inaugurando i lavori dello stadio nel miglior modo possibile, perché meglio di così non poteva essere l'approccio alla Serie B dopo 17 anni, e quindi noi sappiamo la strada che dobbiamo percorrere. La strada è questa, perché è una strada lunghissima, perché la Serie B è un campionato a sé, un campionato che non finisce mai, ti sembra sempre di andare bene, e quando cominci poi a zoppicare ci sono tante partite da fare. Abbiamo visto negli anni scorsi, mi vengono in mente squadre che magari a gennaio non hanno già retrocesso, che poi si sono salvate, o squadre che erano avanti a gennaio che poi dopo non sono neanche andati ai playoff. Quindi questo sta a dimostrare che devi vivere giornata per giornata, settimana per settimana. Sappiamo comunque che chi viene a Catanzaro deve vedersi come una squadra che gioca a calcio. Bene,
Sonny Barbuto. Direttore, buonasera. Innanzitutto anch'io non posso esimermi dal farle i complimenti per come si è ripreso dal punto di vista della salute, che rimane la cosa più importante. Un uomo di tempra come lei, non avevo dubbi che insomma ritornasse a ruggire. E, come ben sa, vivo di calcio giovanile, quindi la mia domanda è sul calcio giovanile. Quello stesso calendario sulla carta duro che appunto il Catanzaro prima squadra ha dovuto affrontare, come lei ha detto, tra Cremonese, Spezia, Parma, adesso quanto prima Sampdoria, lo ha avuto anche nel battesimo l'Under 17 del mio amico Rosario Salerno, che è ritornata anch'ella nel grande calcio. In quel di Trigoria ha affrontato la Roma, nel finale di Capitolina hanno vinto 1-0. Che emozione è stata, se c'è stato qualche discorso particolare per una nuova era che anche ecco, per il settore giovanile sembra essere iniziata. Ma ringrazio anche lei per l'affetto. Direi che allora, il settore giovanile quest'anno incontra squadre diverse da quello che magari incontravi prima in Lega Pro. Domenica nel 17 si è comportata molto bene, peccato per quel gol nel finale, perché giocare a Trigoria con la Roma e fare una grande partita come quella che ha fatto noi non è roba da poco. È chiaro che vieni a casa con 0 punti in classifica, però sicuramente con una prospettiva importante, perché la squadra si è comportata bene. Settore giovanile, sicuramente come tutti gli anni stiamo cercando di migliorarlo, perché sappiamo che la Serie B è un'altra categoria, sappiamo che restando in Serie B la Primavera 3 ci sta stretta, quindi bisognerebbe anche cercare di fare un salto in Primavera 2 a livello di proprio Primavera, e quindi stiamo lavorando sotto questo punto di vista. Sono state fatte squadre importanti, perché si è investito parecchio quest'anno per cercare di costruire squadre importanti. Non ultimi sono i giocatori della Regina, che svincolati dal settore giovanile della Regina si sono allenati con noi da un po' di tempo e quindi faranno parte sia della Primavera che dell'Under 17. Personalmente li conoscevo poco, però mi hanno detto che sono giocatori veramente forti, che alzano la qualità di questa squadra, e sicuramente faranno vedere che meritiamo sicuramente una categoria di più. Bene, allora direttore, a chiudere per i nostri ospiti in studio, Fabio Migliaccio. Buonasera direttore, sono Fabio. Naturalmente Fabio, mi associo all'abbraccio virtuale di Mario Mirabello. L'ultimo era un abbraccio vero, concreto, si ricorda quando tornaste dal Benny Hotel, fu una delle prime serate di feste, una delle più emozionanti. Allora mi parto da lì, volevo sapere due curiosità da lei. La prima, qual è stato l'addio da un punto di vista affettivo più traumatico tra i ragazzi che hanno lasciato il Catanzaro quest'anno? E poi volevo una sua previsione, così come fece qualche anno fa su Van de Put. Lei disse diventerà un giocatore di rinomanza nazionale. Quali tra i giovani a lei piace di più? Non voglio dire che è più forte, ma uno che ci vuole attenzionare. Grazie anche a te Fabio. Sai che quando ci incontriamo mi fa sempre piacere abbracciarti, perché ti stimo tantissimo. Ma guarda, di quelli che sono andati via mi è dispiaciuto veramente, veramente di tutti. Chiaramente quando se ne vanno giocatori come Martinelli, ti faccio un nome a caso, che è quello che ha fatto con me i tre anni di storia di questa società, e lui era già al quarto perché c'era un anno prima di me, è chiaramente è stato un dispiacere. Però giustamente sia l'età, il contratto offerto e i problemi che aveva lui da risolvere a livello di avvicinarsi alla nuova moglie l'hanno portato sicuramente a fare una scelta che non poteva farne a meno. Per tutti gli altri è chiaro che quando fai un campionato come quello che abbiamo fatto noi, o i 2 o 3 anni che abbiamo cresciuto questo gruppo e abbiamo stravinto un campionato e fatto i record, è chiaro che ti dispiace veramente che vada via chiunque calciatore, perché dico sempre che quando fai risultati come quelli che abbiamo fatto noi l'anno scorso sono risultati perché hai un gruppo straordinario, non perché hai solo i calciatori forti. Perché lo ripeto per l'ennesima volta, l'anno scorso c'erano squadre magari con calciatori ancora più forti, squadre attrezzatissime anche dal girone A e dal girone B,
eppure i numeri li abbiamo fatti noi, quindi vuol dire che si è lavorato bene e si è creato un gruppo fantastico. Per quanto riguarda i ragazzi nuovi che sono arrivati, guarda, veramente mi stanno sorprendendo tutti. Se devo fare un nome ti dico Pompetti, perché Pompetti già 2 anni fa l'avevo cercato prima che andasse a Pescara in prestito dall'Inter, lo volevamo portare a Catanzaro ed era uno dei prezzi pregiati del settore giovanile dell'Inter. Quest'anno Magalini ha fatto veramente una grande cosa prendendolo a titolo definitivo, quindi ma ti dico lui perché è quello che ha un po' più di esperienza degli altri in questa categoria. L'anno scorso ha fatto la Serie B con Sud Tirol, aveva già avuto l'esperienza a Pescara importante, me lo ricordo nella Cavese l'anno che noi andammo a vincere a Cava dei Tirreni. Insomma, è un giocatore che, avendolo preso di proprietà, a differenza degli altri che sono in prestito, abbiamo fatto un grande, grande acquisto. Bene, direttore, io ti ringrazio per questa tua partecipazione, soprattutto per un nuovo ciclo di presenze che certamente non mancheranno qui a RTC. Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie. Buona serata anche a voi e buon proseguimento. Grazie. Partiamo subito con il prossimo turno di campionato che è previsto per domenica, dove si giocherà la 5ª giornata, ecco, con l'aiuto della grafica. Le partite in programma sono Ascoli-Palermo, Catanzaro-Parma, Como-Ternana, Cosenza-Sud Tirol, Feralpi-Salò-Modena, Lecco-Brescia, Pisa-Bari, Reggiana-Cremonese, Sampdoria-Cittadella e Venezia-Spezia. Si può definire un grande uomo di calcio. Oltre 250 presenze in Serie A e 20 anni di allenatore in Italia e all'estero. È entrato sicuramente nella storia del calcio, sia come giocatore, uno scudetto vinto, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, sia soprattutto come allenatore, artefice di quel miracolo sportivo che è stato il Parma di metà degli anni 90, portato dalla Serie B fino ai vertici del calcio italiano ed europeo. Tra l'altro è stato tra i primi allenatori italiani a emigrare all'estero tra Germania, Ucraina, Turchia, Russia e via dicendo. Bene, abbiamo il piacere di avere questa sera ospite a sorpresa nei nostri studi tramite diretta telefonica il tecnico Nevio Scala. Buonasera mister e grazie per aver accettato cortesemente il nostro invito. Buonasera a lei, ma tutto quello che ha raccontato è vero o è tutto inventato? No, è tutto vero, è tutto vero. Me ne hanno dato conferma gli ospiti in studio che vado a presentarvi, il tecnico Sonny Barbuto, il collega giornalista Alberto Scerbo, direttore della rivista Domenico Giallorossa e il redattore della Domenica Giallorossa, nonché mio compagno di viaggio insieme ad Alberto Scerbo, Fabio Migliaccio. Allora, mister, rivedendo questo suo brevissimo curriculum, lo sguardo va indietro. Cosa vogliamo dire? Ma guardi, io non vivo chiaramente molto intensamente il mondo del calcio in questo momento. Però ecco, rivedendo e ricordando le cose che ha detto lei, sicuramente un po' di emozione mi prende e i ricordi non si possono cancellare anche se si è un po' abbandonato il mondo del calcio. È chiaro che sono stato un uomo fortunato, un uomo che ha avuto dal calcio tantissime soddisfazioni e che ha saputo, diciamo, approfittare di certi momenti per ottenere certi risultati. Chiaramente i meriti non li ascrivo solamente a me stesso, ma a dei collaboratori che ho avuto durante tutto il mio periodo sia calcistico che da tecnico, che mi hanno aiutato, che mi hanno consigliato e che mi hanno dato la possibilità appunto di raggiungere certi risultati. Mister, domenica c'è Catanzaro-Parma e non posso non ricordare un Catanzaro-Parma del campionato 89-90, proprio un incrocio qui al Ceravolo di Catanzaro, allora si chiamava Comunale, tra Catanzaro e Parma. Per il Parma fu, per la sua squadra fu una vittoria secca, 4-1, e a fine campionato questa coincidenza. Voi
avete meritato, diciamo, la storica, chiamiamola pure, promozione del Parma, allenato proprio da Nevio Scala, in coincidenza purtroppo con la retrocessione del Catanzaro in Serie C, dove rimase per circa oltre 30 anni. E quindi una... lei mi accusa di aver mandato il Catanzaro in Serie C? Per Catanzaro! No. E domenica, guarda caso, c'è Catanzaro o Parma, Catanzaro e Parma, due formazioni che dopo quattro giornate di campionato sono in testa alla classifica con 10 punti e, ironia della sorte del calendario, domenica sono già a confronto qui a Catanzaro. Io la lascio alle domande dei miei ospiti, partendo dal tecnico Sonny Barbuto e mister che allena il Catanzaro Lido. Allora, buonasera mister, essere definito mister da Mario nei suoi confronti mi sembra quantomeno un eufemismo, è un onore porgerle queste due domande. La prima, ecco, a livello di curiosità, che forza si deve avere, se mai se di forza si possa parlare, per poter abbandonare, come ha detto lei, quasi totalmente in questo momento epocale della sua vita, il mondo del calcio che le ha dato tanto e lei ha dato tanto al calcio. Quindi come si fa, ecco, ad allontanarsi, come lo stesso, ecco, anche Roberto Baggio ha fatto nella sua vita post calcio. E la seconda, ecco, un pochino più tecnica, che cosa pensa che questa nuova generazione di allenatori, ecco, tra i vari De Zerbi piuttosto che Dionisi, piuttosto che Italiano, ecco, possano avere di più o per carità anche di meno da voi, ecco, allenatori che avete fatto la storia del calcio italiano? Guardi, per quanto riguarda la prima domanda è molto semplice, nella vita si fanno delle scelte, e a volte si indovinano, a volte si sbagliano. Io credo di essere stato un uomo fortunato che il mondo del calcio ha regalato tutto quello che poteva regalare, quindi dopo 50 anni di calcio forse valeva la pena di fare un po' di riflessione e di dire, beh, adesso ho avuto tutto quello che era possibile avere, adesso posso godermi la mia azienda agricola, la mia cantina che abbiamo costruito e aperto poco tempo fa, e quindi mi sto godendo un periodo della mia vita molto, molto intenso e molto, molto vero. Per quanto riguarda i nuovi allenatori, le posso garantire che sono abbastanza impreparato. Vedo, ascolto, leggo, è chiaro che il mondo del calcio non si abbandona completamente perché è una parte della, diciamo, importante della propria vita, però esprimere giudizi su allenatori che non conosco, allenatori che magari hanno in questo momento un grande successo, mi sembra di un discorso un po' fuori luogo. È chiaro che ho visto Italiano lo scorso anno fare grandi cose con la Fiorentina, De Zerbi non si discute, e quindi sono nuovi allenatori che molto probabilmente hanno davanti a loro un futuro importante. Grazie. Del resto, mister Scala, mi ricollego a quello che lei ha detto poc'anzi e le cito una frase, proprio un virgolettato brevissimo suo. Il calcio, dice lei, è stato il mio lavoro, ma la mia vita è la terra. Ma guardi, il calcio non è stata la mia unica ragione di vita. Io nel momento in cui avevo qualche ora libera ritornavo nella mia terra natia e andavo col mio trattore a fare i miei lavoretti. È chiaro, non firmavo il cartellino, facevo le cose che mi piacevano e credo che questo sia un privilegio in assoluto di pochi, poter fare quello che più piace nella vita, e non credo che sia appannaggio di molte persone. Però io ho avuto la fortuna appunto di crescere in campagna, di essere figlio di agricoltori e mi hanno dato, diciamo, questo input, questo stampo che io non ho dimenticato, e ora a distanza di molti anni sono grato agli insegnamenti che ho avuto da mio padre e da mia madre, che mi hanno dato, diciamo, l'entità dei valori che la terra ti dà, che la terra ti offre. Senza volere, diciamo, in maniera esagerata esaltare quello che io sto facendo in questo momento, però sono un uomo fortunato e anche felice. Del resto la sua storia, mister, parte proprio dai campi del paese di origine, Lozzo a Testino,
in provincia di Padova, mi pare, ai piedi proprio dei Colli Euganei. E la sua storia parte dai campi del paese, quelli dove lei aiutava i genitori, sempre in compagnia del suo cavallo, è vero? È vero, avevamo una cavalla che si chiamava Lola, con la quale io ho condiviso veramente molti pomeriggi, molte serate, andando a coprire il seminativo che i miei genitori con una macchina rudimentale avevano usato per seminare il frumento, e poi appunto si doveva un po' coprire con un erbice speciale trainata da questa cavalla, da questa Lola, che era alla quale ero molto affezionato e che ho visto purtroppo morire di vecchiaia nella stalla dei miei genitori. Quindi questo che lei ha detto è la verità, e questi sono ricordi che assolutamente mi fanno rivedere un passato, diciamo, povero, ma un passato fortunato e allegro. Lola da una parte, ma i primi calci a pallone tirati nella parrocchia. Assolutamente, casa, scuola, chiesa e pallone. Queste sono le quattro parole che hanno accompagnato la mia infanzia fino all'età di 15 anni, quando mi hanno trasferito a Milanello per cominciare la mia attività calcistica, della quale non avevo nessuna intenzione, non avevo nessun obiettivo, certo. Non mi ero posto nessun traguardo. Tutto è venuto probabilmente grazie a tante cose, grazie all'educazione che ho avuto, grazie anche alla forza d'animo che avevo, grazie anche alla volontà, al temperamento diciamo di lottatore che ho sempre avuto. Quindi ecco, diremo che poi ci vuole anche un po' di fortuna, e nel tempo ho ottenuto quello che, come dicevo prima, magari poche persone riescono ad ottenere. Bene, rientriamo nel mondo del calcio, Catanzaro Parma. Allora, Alberto Scerba. Ma io non so se purtroppo per ragioni di età ricordo anche Scala calciatore, questo insomma... Mi dispiace per me, perché vuol dire che comincia l'età ad essere avanzata. Io due domande volevo fare. Una, quali sono le due partite, una da calciatore e una da allenatore, che le sono rimaste nel cuore? E la seconda domanda, qual è il fiore all'occhiello della sua cantina? È una curiosità. Va bene, allora rispondo prima alla prima domanda. Mister, scusi. Risponda solo alla prima domanda, per piacere. Va bene, allora la prima domanda è una domanda un po' difficile da ricordare, però ricordo con grande passione il debutto in Serie A che ho fatto con la Roma nel 1966, il 19 di settembre, Roma-Brescia 1-0 di fronte a 80-90 mila persone. Credo che quella sia una delle partite che ricordo con grande intensità. Poi da allenatore è chiaro che la promozione in Serie A col Parma, la Coppa UEFA contro la Juventus a San Siro e tante altre, quindi è difficile fare una classifica, perché purtroppo abbiamo anche vinto tanto, e quindi è difficile fare una classifica delle cose belle che abbiamo vissuto. Bene, allora chiudere... Allora lei non vuole che parlo della seconda domanda? No, c'è un motivo, poi le spiegherò. Allora, va bene. Fabio Migliaccio. Buonasera mister, un onore anche per me parlare con lei. Le volevo dire, buonasera. Lei non solo ha vinto quello che Mario qualche minuto fa ha elencato, tantissimo, ma ha vinto con una provinciale, benché fosse una grande provinciale. Allora le chiedo, un po' facendo leva sui suoi sentimenti, ma una squadra come il Catanzaro può ancora illudersi in questo calcio di poter aspirare, diciamo, a vette che non conosce da tanti anni? Cioè, una squadra così piccola, di una realtà così piccola, può pensare di poter tornare in Serie A? È obbligato l'allenatore del Catanzaro, è obbligato il popolo del Catanzaro, sono obbligati i calciatori a pensare in grande, senza peccare di presunzione, però porsi degli obiettivi importanti è la prima regola per ottenere il successo. E quando noi abbiamo cominciato a Parma, eravamo in Serie B,
ha detto noi giochiamo il nostro calcio, facciamo le nostre cose e non dobbiamo arrenderci prima di avere combattuto. E queste sono le cose che io ripetevo ai miei calciatori. Quindi se il Catanzaro ha le possibilità economiche, potenzialmente anche tecniche, di arrivare a grandi traguardi, lo deve solo alla mentalità, alle cose che appunto aspira e desidera ad avere, perché desiderare una cosa è quasi come ottenerla. Domenica mister, c'è Catanzaro Parma, ci dia un suo pronostico. Guardi, ripeto, io non sto seguendo né il Catanzaro né il Parma, però ecco, so che sono nella prima in classifica e quindi credo che i due allenatori stiano facendo un ottimo lavoro. Io conosco Pecchia, non conosco l'allenatore del Catanzaro, e io credo che ne scaturirà una partita importante, anzi siamo obbligati ad assistere a una partita attesa, una partita importante, che da un punto di vista tecnico non mi permetto di giudicare, ma da un punto di vista così emotivo credo che la gente domenica si divertirà. Bene mister, prima di salutarla, ora prima ha giocato da protagonista varie partite, si è seduto da protagonista su varie panchine, Parma, Docet, ma ora Nevio Scala gioca da protagonista la partita dei vini naturali con la sua cantina. Alcune sue etichette le chiedo in commercio, le chiedo Gargante e Diletto. Ma guardi, sono due figli di uno stesso vitigno, dell'uva garganica che è tipica del nostro territorio veneto, e quindi sono due prodotti che i miei figli hanno studiato, hanno elaborato con l'aiuto di enologi, con l'aiuto di agronomi e che siamo riusciti veramente a fare due prodotti di altissimo livello, e sono due prodotti naturali, quindi privi di chimica, sono vini che hanno una beva chiamata così molto, molto facile, molto semplice, molto piacevole. Il Gargante è un rifermentato in bottiglia con una bollicina molto soave. Il Diletto ha preso il nome del Diletto perché non volevamo farlo, ma per Diletto abbiamo provato a farlo, poi è piaciuto molto e quindi è andato in commercio e sta avendo un grande successo. Ma al di là di queste due etichette ne abbiamo altre 5, che sono un vino rosso, c'è cioè un moscato bianco e giallo vinificato in secco, abbiamo una malvasia istriana, quindi se avete voglia e se avete il tempo, passate di qua dalla mia cantina, sarete miei ospiti e vi offrirò un buon bicchiere di vino associato a una fetta di salame e un po' di prosciutto. Va bene mister. Bene, allora mi permetta di fare gli auguri ai tifosi del Catanzaro di vivere una domenica serena, una domenica piacevole, e se poi magari viene fuori un pareggio mi va anche bene. Mister, anche questa sera per concludere ha dimostrato di essere non solo un grande uomo di calcio ma un grande uomo di vita. Io la ringrazio, buona serata. Grazie, grazie a voi, buona serata a tutti, grazie, arrivederci. Allora, non c'è commento. Non c'è commento, però un commento facciamolo sulla grande capacità motivazionale di quest'uomo, che non ha perso nel tempo, nelle sue attività, oltre che nel calcio e anche nei confronti del Catanzaro. La risposta che mi ha dato sulla necessità comunque di credere nei sogni e nei progetti è molto importante. Sonny Barbuto, un tuo giudizio, sì, ora che è chiusa la telefonata. Sicuramente, ripeto, come ho detto prima, una persona fantastica dal punto di vista del tecnico calcistico, una grandissima persona, un grandissimo motivatore, e soprattutto è quell'insegnamento che ci ha lasciato, come ha sottolineato Fabio, è quello di credere sempre, di porsi delle ambizioni, di sognare in grande, mai con presunzione, ma con la certezza di voler veramente, insomma, arrivare, come si suol dire, per non scomodare la filosofia, alla luna, e laddove non si arrivasse alla luna si sarà comunque contentati di aver viaggiato tra le stelle. Quindi è importante crederci sempre e mollare mai. Alberto.
Ma Scala in realtà è quello, ha dimostrato essere quello che era in campo e quando allenava. Cioè lui era un lottatore, era un coriaccio mediano, insomma era uno che faticava sul campo, ma faticava con grande abilità e con grande coraggio. Quello che ha fatto da calciatore lo ha fatto da allenatore e probabilmente le parole che ha espresso per il Catanzaro, per così come linea di principio, è quello che lui ha messo sempre in campo quando allenava la sua squadra. Cioè bisogna credere, bisogna pensare di poter arrivare, probabilmente la squadra che lui ha avuto non necessariamente un più forte delle altre, però fatto sta che è arrivata a risultati che insomma erano assolutamente insperati. E questo è di buon auspicio, e deve essere di buon auspicio. Bene, allora prima di andare in pubblicità, con l'aiuto della grafica, andiamo a vedere qual è la classifica dei marcatori del Catanzaro dopo la quarta giornata. Catanzaro che ha segnato ben 9 gol. Allora andiamo a vedere, 2 reti ciascuno, Biasci e Van de Putto, una rete Donnarumma, Iemmello, Pompetti, Verna, oltre all'autorete segnata dal difensore della Spezia. 9 reti, 4 giornate, migliore attacco della Serie B. Alberto. Ma abbiamo ripreso dove abbiamo lasciato, cioè abbiamo lasciato che abbiamo superato, abbiamo preso 100 gol, abbiamo fatto 100 gol in Serie C, ne abbiamo già fatti quasi 10 in 4 partite, insomma. È considerato che una prima partita è finita 0-0, quindi in realtà abbiamo fatto in 3 partite. Ora, questa è la dimostrazione che una squadra votata a giocare in attacco, è votata a creare gioco, a creare occasioni da rete, è una squadra che ha grandissime capacità e questo l'ha dimostrato, per fortuna è riuscita a dimostrarlo in Serie B. Diciamoci la verità, molti avevano per esempio dei dubbi su Biasci, cioè Biasci come è Biasci adatto a fare la Serie B vicino a Iemmello, eccetera. Beh, la dimostrazione è arrivata subito perché ha segnato 2 gol in 3 partite, 4 partite e non solo, e lo stesso vale per Van de Putte, partito un po' in sordina ma appena cominciato a macinare, insomma, si è visto. Allora, ripeto, prima di andare in pubblicità volevo dire grazie dei messaggi che stanno arrivando, poi vediamo se li possiamo riassumere, se il buon Fabio ci possa fare un riassunto. Intanto mandiamo almeno qualche telefonata. Pronto, buonasera. Pronto Mario, buonasera. Prego. Sono Roberto, un saluto a te e ai tuoi ospiti, Mario. Grazie, buona serata. Allora, chiaramente questa sera sapere che a 20 giorni dalla partita con lo San, come diceva Fabio, sono state polverizzate quasi 1500 biglietti, mi sono sentito, mi sono messaggiato con il mio amico Enrico Nicolini, il grande Enrico, perché lui ha un modo veramente eccezionale, è uno di noi veramente. Sentire questi numeri è qualcosa di straordinario, questa grande tifoseria veramente, non c'è niente da dire più, non c'è più da stupirsi. Volevo rimarcare questo passaggio. Mi auguro che il nostro stadio sia ancora una bolgia e vorrei vedere pure una curiosità, non so se è d'accordo, siete d'accordo con me, uno speaker più avvolgente, uno speaker dalla voce più passionale, possibilmente una voce femminile, perché veramente il Ceravo è una bolgia. Bene, Fabio, giriamo sempre poi le cose a Fabio, che così quello che così si imbarazza di più. No. Stasera non c'è niente perché non c'è il pagellone. È per questo, così gli passiamo le domande non c'è il più imbarazzanti. Quindi Fabio può andare sugli allori, come suol dirsi. Cerchiamo, sì. Fabio, di leggere, non tutti perché. Sì, stavo dando un attimo. Fai una sintesi, vai. Allora, naturalmente i complimenti a Foresti per il suo intervento, perché come al solito le motivazioni che riesce a infondere alla squadra anche attraverso il pubblico sono notevoli. Andando nel merito delle domande, qualcuno dice sentire Scala ci ricorda anche Carletto Mazzone e quindi un'ulteriore occasione per ricordare Carletto. Qualcuno dice D'André è fortissimo nel dribbling, assomiglia a Denilson. No, non sappiamo se è così, però più volte anche nelle famigerate pagelle l'abbiamo messo in dubbio. Poi c'è una domanda che noi dovremmo girare però a Vivarini, è sull'utilizzo di Krastev. Krastev nelle ultime gare ha giocato praticamente da titolare nella Bulgaria,
per le qualificazioni o in amichevoli contro l'Iran e anche contro il Montenegro, mentre nel Catanzaro non ha avuto spazio. Quindi i telespettatori ci chiedono come mai questo è avvenuto e se in futuro Krastev troverà un posto da titolare o comunque anche da comprimario, però in modo tale da poterlo vedere. Queste sono domande che naturalmente dovremo... Magari in questo momento il Catanzaro è più forte della Bulgaria, chi lo sa. Per cui Krastev trova poco spazio nel Catanzaro ed è titolare nella sua nazionale. E a proposito di spazio, noi invece diamo spazio, scusate il gioco di parole, a un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Buonasera. Allora, io ho chiamato dopo che ho visto la vostra ospitata di Nevio Scala. Le devo fare i complimenti. Devo fare i complimenti perché è una delle pagine più belle della vostra televisione. Grazie. Nevio Scala ha detto delle cose molto semplici, ma di una verità incredibile sul fatto che se uno ci crede deve giocarsela fino in fondo. E dall'anno scorso che sento parlare dei momenti bui, dei momenti difficili, dei momenti... l'anno scorso non ne sono arrivati. Io penso che non ne arriveranno neanche quest'anno. Sapete perché? Perché questa squadra, questo allenatore, ha un progetto di gioco e non sparisce dalla sera alla mattina. Possiamo anche perdere la corsa partita, per l'amor di Dio, ma non sparisce il valore in merito del progetto di gioco. Quindi vi faccio i complimenti perché Nevio Scala ha detto delle cose bellissime, ci crediamo, bene, giochiamocela fino in fondo, poi dove arriviamo, arriviamo, pazienza, però non dobbiamo pensare sempre, magari adesso ci fermiamo qua, no, assolutamente. Un'altra cosa, forse quello che vi sto per dire l'ha detto qualche altra persona, una partita Sampdoria Catanzaro che si gioca il 1 ottobre e in un'ora sono stati venduti 1.400-1.500 biglietti, beh, io penso che questo pubblico, questo che non è tutto di Catanzaro, ma è quell'amore della Calabria che ha portato per la prima volta in Serie A è stato il Catanzaro. Io penso che non c'è bisogno di parlare più perché nelle trasferte del nord noi giocheremo in casa e questo non è un valore di secondo piano. Auguriamo a tutti delle cose bellissime e questa squadra farà un grandissimo campionato. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a lei per le belle parole espresse. Allora, diciamo che effettivamente mancano ancora parecchie, quasi 15-18 giorni alla partita di Genova a Marassi, però sì, è un dato significativo. Sì, l'avevamo detto, è un dato non solo significativo, onestamente è un dato sbalorditivo. Perché è inaspettato, prima, inaspettato. Sì, ma c'è ancora Bari, c'è il Parma in casa, c'è il Cittadella, c'è... E poi voglio, se posso esprimere il parere su quello che il telespettatore ha detto nella prima parte della telefonata. Sono d'accordissimo, è una considerazione che ho fatto anche io, nel senso che una volta che abbiamo potuto appurare che nelle prime 4 gare il Catanzaro ha un progetto di gioco, una fisionomia, un'identità, allora il fatto di vincere una partita in più o vincerne una in meno cambia poco. Noi dobbiamo giocare con il gusto, col piacere di vedere questa squadra. Sicuramente non ci sono i timori che questa squadra possa fare un campionato di in fondo alla classifica. Poi il resto, quello che verrà, verrà, e anche se vengono, come giustamente dice il telespettatore, periodi bui, ma i periodi bui sono relativi, perché vinci una gara e poi ne perdi un'altra e poi ne vinci altre due. Quindi sono d'accordo, dobbiamo essere positivi e dobbiamo spingere. E quindi, come l'anno scorso, la squadra che si diverte in campo e soprattutto fa divertire la tifoseria. E questo è uno dei segreti delle grandi squadre: quando ci si diverte in campo e si fanno divertire i tifosi, di conseguenza i risultati vengono. Concordo in pieno con quello che ha detto il professore Cerbo. Io sono uno di quelli che se la piange spesso calcisticamente parlando, però poi in cuor mio, in cuor nostro di squadra, sappiamo come magari preparare la partita per stupire. Ma diciamo che ogni tanto piangere pure fa bene alla salute. Ancora non si è espresso, cioè abbiamo qualche messaggio, che cosa si dice? Sì, c'è questa disputa che viene ripresa anche sui social tra chi dice che bisogna stare con i piedi per terra
e chi invece dice che il gusto, che il, possiamo goderci il momento. Però lo ha detto Foresti, lo aveva detto anche l'anno scorso, con i piedi per terra deve stare la squadra, l'allenatore, lo staff, ma su questo non c'è dubbio. Per il resto godiamoci il momento. Io dico sempre che bisogna essere con i piedi per terra, sognare, ma la testa tra le nuvole. Sognare. Uno simbolo che penso racchiuda un ideale di vita. Cioè bisogna pensare in grande, ma con la testa sulle spalle, quindi mantenendo i piedi per terra. Un po' posso dire, concedimi la battuta, un tuo amico, un po' come gioca Pietro Iemmello. Certo, cioè certo. Ha una leggerezza, certo, che a volte sembra superficialità e poi si capisce che invece è classe, perché ci sono dei momenti in cui tu pensi che sia fuori dalla partita e poi tira fuori dal cilindro delle magie. Quindi forse il parallelismo tra il capitano e i suoi tifosi, bisogna essere in quel modo, piede per terra, però un po' pensare in grande. Qual è il tuo pensiero a proposito di Pietro Iemmello, visto che vi sentite quasi ogni giorno? Io innanzitutto mi auguro, come l'ho detto anche a Fabio prima fuori onda, che venga al mio compleanno, mi farebbe una grandissima sorpresa. Me lo ha promesso, quindi poi non vorrei ritornare qua e ti dagli gli orecchie. Ti trovi 2000 persone fuori dal locale. Scusa. Così faremo divertire anche loro e faremo assaggiare anche loro qualche prelibatezza culinaria. La lingua batte dove il dente duole, ma mercoledì che cosa hai preparato? Questo, ripeto, è una sorpresa. Tu non mi hai fatto conoscere questa sera, se non, come diciamo a Calanzaro, a tavola acconsata, l'ospite a sorpresa, quindi io ti invito, tu verrai e allora te lo dicevo, non hai mai trovato. Tu non è un banchetto, un ricevimento a sorpresa. È un ricevimento a sorpresa. Quindi non sappiamo nemmeno, non niente, solo... né gli ospiti, né... per il resto devi presenziare. Allora, compagni di viaggio, restate con i piedi per terra. Perché è poi... la testa per aria. È la testa per aria. Dunque, allora, siamo già proiettati domenica, ricordo la partita avrà inizio alle 16.15 e andando a rivedere se la grafica può ancora mettere in onda il prossimo turno, oltre Catanzaro-Parma il calendario propone altre gare importanti, però a questo punto, tanto per cambiare, mi fanno cenno dalla regia che è pronto l'ultimo collegamento. Questa sera Fabio non siamo mancati, fatti mancare proprio nulla, dobbiamo riconoscere. Sì, infatti, è sempre sul filo conduttore, come vedremo, di Catanzaro-Parma. Appunto, allora, mi ha anticipato, domenica, ripeto, inizio alle 16.15, Catanzaro-Parma. E non potevamo non avere questa sera ospite, seppur in diretta telefonica, un calciatore che è nato a Catanzaro. Ha debuttato con il Catanzaro in Serie B, ha giocato dal 2008 al 2011 col Catanzaro in C2, è ritornato poi dal 2020 al 2022 e soprattutto un catanzarese che ha giocato a Parma e ha portato il Parma dal fallimento, quindi iniziando dalla Serie D fino alla Serie B. Avete già capito che abbiamo al telefono, e lo saluto con cordialità, ma lasciatemelo dire con affetto, abbiamo al telefono a RTC Catanzaro Sport Ciccio Corapi. Buonasera Ciccio. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Catanzaro o Parma nei tuoi ricordi? Eh sì, Catanzaro Parma nei miei ricordi. Ho iniziato con il Catanzaro e poi con il Parma ho vissuto 3 anni splendidi con 2 promozioni, quindi sicuramente è una partita che racchiude tutta la mia carriera fondamentalmente. Alberto Scervo. Buonasera, beh, io una domanda così gliela devo fare, perché io penso che lei ha dato un grande contributo per la rinascita di questa squadra, cioè nel senso che la sua presenza a Catanzaro e anche l'amore che ha dimostrato in quegli anni per la squadra della sua città, secondo me sono stati importanti anche per ricostruire un percorso che è quello che poi ha condotto il Catanzaro in Serie B. Che ricordo ha di quegli anni, degli ultimi anni catanzarese, come atmosfera, come insomma un po' in generale? Intanto la ringrazio per le parole, forse uno
dei pochi che lo dice, uno dei pochi che l'ha capito. Ma penso, no, spero e penso di no. No, io invece penso il contrario. Comunque, no, più che altro il rammarico innanzitutto è il fatto che comunque c'è stato il Covid, quindi diciamo che il pubblico non è stato presente, a parte le prime partite quando sono arrivato a gennaio, poi ci ha provocato il Covid e poi è stata tutta una serie di partite a porte chiuse anche l'anno successivo. Il grande rammarico è l'infortunio, perché fondamentalmente io mi ero fatto male a febbraio, potevo fermarmi un mese e mezzo senza dover subire nessuna operazione, invece ho continuato perché c'erano delle partite importanti, Palermo, Ternana, Avellino, e quindi lì la situazione non fermandomi si è aggravata e poi diciamo che mi sono dovuto operare alla stanza di playoff, perché comunque eravamo una squadra che aveva trovato una sua quadratura, e secondo me l'assenza mia e di Martinelli nei playoff mi ha pesato tantissimo, quindi quello è il mio unico rammarico, perché fermo restando che comunque alla fine il Catanzaro in bici è arrivato con 2 anni di ritardo, però avevamo una grande opportunità quell'anno. Grazie. Bene, abbiamo Sonny Barbuto. Caro Francesco, io che cosa devo dirti? Ci vediamo praticamente ogni giorno, ho avuto il piacere di averti nelle primissime fasce d'età e quindi mi ha fatto piacere poi tutto il percorso bellissimo che hai fatto calcistico. Diceva Mario fuori onda che quest'anno mi renderai ancora di più la vita difficile anche da tecnico, visto che sei andato da una mia concorrente per iniziare a livello giovanile questa tua carriera, per cui ti faccio gli in bocca al lupo. E sarai trattato come giusto che sia da avversario nei 90 minuti calcistici, ma sai che la stima e l'affetto nei tuoi confronti rimane indelebile. Un abbraccio affettuosissimo naturalmente a Mattia e ci vedremo quanto prima insomma sui campi da gioco. Crepi il lupo, e la stima è reciproca, sicuramente ci saranno solo 90 minuti in cui magari avremo delle divergenze e poi tutto tornerà alla normalità. Fabio Migliaccio. Buonasera Francesco, Fabio Migliaccio. Partendo da quel discorso che hai fatto prima dell'infortunio e quindi quanto è mancato Corapi a quella squadra, io ti chiedo, ma quanto è importante, questo è un mio pallino, avere un giocatore come Corapi, il famoso regista, in una squadra di calcio? Lo dimostra Ghion quest'anno a Catanzaro come lo scorso anno. È importante perché, oltre secondo me, cioè, partiamo dal presupposto che l'ho fatto per tanti anni, quindi so benissimo di cosa sto andando a parlare. Oltre al fatto tecnico, io penso che sia il ruolo secondo me più importante della squadra avere un regista, perché comunque è quello che fa girare la squadra, e se non gira lui la squadra secondo me fa fatica, quindi penso che sia un ruolo importantissimo in una squadra, e fortunatamente il Catanzaro c'ha Ghion che nonostante la sua giovane età ha dimostrato già dopo lo scorso anno grande maturità e si sta confermando anche quest'anno. Ciccio, io prima di farti la domanda finale, te ne faccio una pre-finale. Qual è stata diciamo, la gara più bella, il più bel ricordo che hai da quando hai indossato la maglia del Parma? Il derby vince, sarebbe riduttivo dire le vittorie dei campionati. Io penso il derby vinto a Reggio Emilia contro la Reggiana, perché è una rivalità storica come Catanzaro e Cosenza, quindi era un derby che non si giocava da tanti anni, noi venivamo da un periodo di risultati non positivi, c'era stato il cambio allenatore, quindi per noi era una partita sentita sia dal punto di vista della classifica, ma soprattutto perché la tifoseria ci teneva tantissimo, e vincere lì con lo stadio tutto esaurito e 5.000
tifosi del Parma, penso che sia stata una grande soddisfazione per noi, ed è il ricordo più bello che ho con la maglia del Parma. Quello invece di Catanzaro? Avrei voluto avere un ricordo più recente, però purtroppo non è stato possibile. Penso il debutto in B, che per il Catanzaro fondamentalmente è un ricordo brutto, perché alla fine ho debuttato in B con la squadra già retrocessa. Però penso che quella sia stata la soddisfazione più grande della mia carriera, perché andava a concludere i 1000 sacrifici fatti negli anni del settore giovanile, e penso che quella sia la soddisfazione più grande della mia carriera, non solo per quanto riguarda la maglia del Catanzaro, ma di tutta la mia carriera, perché alla fine stavo giocando con la maglia della mia città, in tribuna, in curva, c'era la mia gente, quindi per me è stata quella. Ciccio, questi sono i ricordi di Catanzaro e di Parma, ma domenica con quale stato d'animo ti appresti ad assistere a questo Catanzaro-Parma? No, ma normale, da semplice tifoso del Catanzaro, che spera in una vittoria del Catanzaro, però senza nessun'ansia particolare, assolutamente. E noi ti ringraziamo, Ciccio Colapi, per questa tua partecipazione a RTC Catanzaro Sport. Speriamo di averti qualche altra volta nel corso di questa annata calcistica, e ti auguriamo tutte le cose belle che vuoi, ora che hai attaccato le classiche scarpe al classico chiodo, di poter iniziare alla grande un nuovo ciclo, parlo di quello di allenatore, e sederti su importanti panchine, quelle che poi tu in fondo, per quello che hai fatto nella tua vita calcistica, meriteresti. Grazie e a risentirci. Grazie mille, buona serata a tutti. Buona serata, buona serata. Mario, fammi leggere un messaggio, perché è fantastico rispetto a quello che ci siamo detti fino a un attimo fa. C'è un telespettatore, Antonio Ferraina, scrive: la Toscana è presente a Genova, fin qui ci siamo, però poi aggiunge: la Toscana è giallorossa, perché questo... È sintomatico il fatto, ancora noi dobbiamo giocare con il Parma. Poi abbiamo la trasferta di Bari, poi la gara casalinga a Ceravo con Cittadella, e poi a Marassico con Sampdoria. Sì. Cioè, oltre un mese, anche perché poi c'è il riposo. È sintomatico questo, come 1500, sono cose che magari qualche anno fa nemmeno si potevano pensare. Sì, e secondo me perché è diventata, al di là della passione che è innegabile, vabbè, è una festa, ed è tornata ad essere un motivo, sì, di incontro. E come scriveva, io perciò leggo questi messaggi al di là della battuta, ma questi testimoniano che c'è un orgoglio di nuovo a sentirsi, sì, catanzaresi. E questo per il solito discorso: attenzione, il calcio non è solo un gioco, io lo dico da anni, e adesso insomma, mai come in questo momento è valido questo assunto. Sì, ma Mario, devi pensare, per esempio, il Piemonte è vicinissimo alla Liguria, cioè attaccata alla Liguria, la Toscana è a due passi dalla Liguria, cioè tutti quelli che vivono Pisa, Firenze, Siena, eccetera, si riversano lì, quelli che vivono tra Torino, Biella, la provincia, perché i calabresi d'altra parte sono in questi luoghi, sono dappertutto e sono tantissimi, quindi diventa un'occasione di incontro, ma anche un'occasione di rivendicazione di un orgoglio, che è l'orgoglio di essere calabresi. Tornando a questa considerazione, io aggiungo un'altra cosa: il grandissimo lavoro che la società ha fatto nella comunicazione per rendere di nuovo simpatica questa squadra, perché abbiamo avuto anche dei periodi in, sì, cui non ci siamo proprio voluti fare, non ci siamo fatti voler bene, e finalmente, e qui torniamo anche al lavoro del direttore Foresti, che ha portato Cristiano Politini, noi lo conosciamo, è un lavoro bellissimo, perché ci sono, al di là del docufilm che abbiamo visto dell'anno scorso, ma è un lavoro giornaliero per portare l'immagine più bella di questa squadra fuori dai confini. Bene, mi devo chiedere purtroppo il pronostico, no, purtroppo, perché so che magari... Vabbè, mi fermo qua.
Iniziamo. Alberto Cervo, domenica 16:15 al Ceravolo, Catanzaro Parma. Pronostico... Troppo presto, troppo tardi, come vogliamo dire? No, il pronostico è, io mi auguro che vinca il Catanzaro e ci sono tutte le condizioni perché Catanzaro possa vincere. Non mi interessa se segna due, tre, mi basta un gol, anche un autogol all'ultimo secondo. Di corto uso. Non mi interessa, però insomma io vorrei che, e perché probabilmente questo pubblico se lo merita tra l'altro. Sonne. 1-1. Pronostico secco, naturalmente speriamo di prendere tre punti, ma è una gara comunque difficile, quindi auspicabile un pareggio. Guardavo un po' le formazioni di tutte le squadre, il Parma è la squadra più giovane, però quella che c'ha più stranieri. Su una rosa di 24 a 18 giocatori stranieri. Questa è sicuramente una cosa che non mi fa felice, perché sostengo che di stranieri buoni, e allargo questo discorso ad almeno 10-15 anni, ce ne sono pochi tra quelli venuti in Italia, ancora di più in Serie A, e reputo sempre un peccato quando tantissimi giovani italiani non hanno la possibilità, perché magari sono ostruiti da questa presenza straniera, non eccelsa tra l'altro, ad avere un minutaggio minimale. 8 giocatori in nazionale, una squadra giovane che soprattutto ha mantenuto la stessa intelaiatura della passata stagione. Sì. Tranne 2-3 innesti. Sì, tra l'altro il Parma, non voglio fare il menagramo per il Parma, ma deve assolutamente salire in Serie A, perché se non dovesse salire in Serie A presumibilmente farà una brutta fine, perché ha speso tantissimo gli anni scorsi, qualcosina in meno quest'anno, quindi il Parma ha l'esigenza di vincere, noi abbiamo l'esigenza di divertirci. Allora, se la regia è d'accordo, l'ultima telefonata prima di chiudere. Pronto, buonasera. Buonasera Mario, bentrovati amici. Oh. Buonasera, buonasera. Buonasera, sono Salvatore Tarzi. Allora, buonasera. Dulcis in fondo. Bene. Bene, bene. Allora, complimenti a Mario per l'abbronzatura, lo trovo in forma. Grazie. Lo stesso dicasi per Fabio, sempre puntuale, sempre sul pezzo. Saluto Alberto Scebo, che trovo in ottima forma. Grazie. È di salute soprattutto. E Sonny Barbuto, del quale seguo anche il blog. Yes. Siamo iscritti ad uno stesso gruppo e seguo il suo blog con molto interesse. E quindi ben trovati a tutti, amici. Quello che non cambia, a parte l'abbronzatura, è la classifica, insomma. Siamo anche quest'anno primi in classifica e questo, voglio dire, mi fa un enorme piacere. Io non vi voglio rubare molto tempo. Solo due considerazioni. La prima è che secondo me domenica sarà una partita importante, ma non per i tre punti, ma perché, come accennava Fabio prima, incontriamo una squadra candidata, forse la super candidata per la Serie B, e quindi sono curioso di vedere questo livello tecnico, come ci approcciamo alla partita. C'è un duello molto interessante al centrocampo, che è quello tra Bernabé e il nostro Guion, e sono davvero curioso. Questa partita ci darà molte indicazioni poi per il futuro del campionato, a mio avviso. Fermo restando che il Catanzaro, come tutte le squadre, ma soprattutto il Catanzaro, ha grandi margini di crescita. Io, come dire, prima Alberto Scerbo parlava, diceva non manadocciano, insomma, no? Parlava di malocchio e quant'altro. Credo che il livello si sia molto alzato quest'anno, il livello tecnico, tattico, anche fisico, però noi ci siamo, siamo lì, e la cosa ci conforta. Il gioco l'abbiamo visto tutti quanti, di questo dobbiamo ringraziare il nostro mago in panchina, e quindi voglio dire, e soprattutto, se mi consentite, io ritrovo velocemente quelle componenti che ci hanno fatto stravincere il campionato l'anno scorso, a parte la bravura del tecnico e dei giocatori, ma come dire, il discorso della tifoseria, la stampa, la società, l'organico, il gruppo, lo spogliatoio, secondo me sono queste cose che nel calcio contano tantissimo, e quest'anno le abbiamo, così come le abbiamo lasciate, le abbiamo ritrovate. Quindi questo mi conforta moltissimo.
Poi un'ultima cosa, il calcio è comunque bugiardo, forse Sonny che lo pratica, l'allenatore ne sa qualcosa, è veramente bugiardo, si può anche nominare una partita per poi perderla, ovviamente non è il nostro caso, non sarà il caso del Canada, però il calcio ha in sé una grande bugia, ecco, si può giocare benissimo e non avere i tre punti. Io vi lascio con un abbraccio e un saluto, insomma. E diciamo che ci risentiremo presto. Senza dubbio, non per niente a quella conferma in quello che hai detto, il calcio si dice è il gioco più bello del mondo, appunto per queste tutte sfaccettature che girano intorno. Allora, grazie e buona serata. Buona serata a tutti, buona serata. Bene, allora siamo alla fine. Pensiero finale di Alberto Scelvo. Il pensiero finale riguarda questa almeno la tifoseria, la città, cioè questa partita, non è solo questa partita, ma un po' tutto il campionato sarà il segno della rinascita, mi auguro, della città oltre che della squadra. La squadra ha dato l'avvio, la città dovrebbe cominciare ad andare dietro a quello che la squadra sta facendo. Ci puoi dire proprio in primis, non vogliamo vedere la copertina, il titolo della copertina. Ma riguarda il sogno. Bene, riguarda il sogno. Riguarda il sogno, perché come diceva giustamente Sonny, bisogna sognare. Quindi inizia questo sogno. Giovedì in edicola, domenica giallo rosso. Domenica giallo rosso da giorno 13, 6-4 in edicola. Pensiero finale di Sonny Barbuto. Godiamoci questo sogno e lavoriamo duramente per far sì che continui fino al più tardi possibile, perché sognare è bellissimo, ma poi quando questi sogni si realizzano e diventano fatti reali ancora più bello. Io aggiungo una cosa, ora il sogno, la realtà sarà dopodomani. E dopodomani faremo una bellissima realtà, adesso la stiamo organizzando, la stiamo sognando e poi la praticanteremo sicuramente insieme, sperando che voi veniate e ci saranno belle sorprese. Ma ci puoi dire a me? No, sono sorprese, le sorprese non si svelano. Se c'è il papà, nemmeno sul filo di lana. Se c'è il papà vado molto. Assolutamente c'è, quindi vi aspetto a braccio aperto. Perfetto. Allora, se devi leggere qualcosa. No, io leggo un messaggio e lo uso come pensiero, perché è qualcosa che leggo non solo oggi, ma mi è capitato anche di sentirlo per strada. Il fatto che questa trasmissione faccia compagnia un sacco di gente, questi amici che scrivono dicono abbiamo solo 30 anni e abbiamo visto solo il Catanzaro nelle serie minori, però c'è anche tanta gente che l'ha vista nelle serie maggiori che come dire, beneficia di questa trasmissione. E poi concludo dicendo dubitiamo sempre quando sentiamo tifosi dire che tifano Milano, Roma o Juve anche Catanzaro, per loro la fede è unica. Lo scrivono Valeria ed Emanuele, che dicono grazie per questa trasmissione perché parlate del Catanzaro in maniera minuziosa e intelligente. Un abbraccio da Catanzaro. Chiudo con questo pensiero. Il fatto di poter fare compagnia parlando di cose belle è forse la più grande soddisfazione. Mi permetto di parlare anche a nome tuo, scusami, certo, Mario, certo, ci mancherebbe. Che viviamo e a nome di chi viene qui. Che viviamo in questa trasmissione. Beh, noi siamo felici e ci associamo al tuo pensiero. Bene, abbiamo così concluso anche questa quinta puntata della nuova stagione agonistica di RTC Catanzaro Sport. Ringrazio i miei compagni di viaggio Fabio Migliaccio ed Alberto Scerbo. Buonanotte. Naturalmente il collega Sonny Barbuto. Ciao Mario, al quale già auguriamo con anticipo buon compleanno. Grazie. E ringrazio naturalmente il nostro direttore di produzione Manuel Soluri, che anche questa sera ci ha supportato e sopportato. Una felice serata e soprattutto un buon proseguimento con i programmi di RTC.